Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per fare l'unboxing del pacco di All Supplement. Ho preso un po' di novità, sapete che quando escono le novità io devo prenderle, perché da questo unboxing usciranno un bel po' di video, perché ovviamente li proviamo insieme. Adesso scoprirete il perché. Cioè, raga, subito è arrivato. Pensate che ho fatto l'ordine martedì sera tardi, erano tipo le 11, le 10, 10, 11. E oggi che è giovedì, quindi 2 giorni, è arrivato tutto. Allora, appoggio qui e peschiamo. Metto proprio a terra. Ho preso un bel po' di cose, sono tutte novità. Cioè, vabbè. Questa qua è della Protella, questa qui ha 23% di proteine, 0% di zuccheri, è una novità. Sinceramente ci sono rimasta un po' male, però non fa niente, l'ho voluta prendere lo stesso solo perché è rosa. Dovevo prenderla, ragazzi, per cambiare un po' dovevo prenderla. E praticamente per 100 grammi ha 549 calorie, 32 grammi di grassi, 45 grammi di carbo, 0 grammi di, no, 5 grammi di zucchero, 23 grammi di proteine. Sinceramente, io ne mangio sempre 5-10 grammi, quindi ci sta. Il barattolo è bellissimo. E questa qui è crema di cioccolato e nocciole ricche di proteine, vabbè, senza zucchero. Alla fine, per 100 grammi, 5 grammi di zucchero, ci sta. È bellissima. Io non vedo l'ora di provarla. Vabbè, ovviamente è sigillata. E ovviamente la proviamo insieme, quindi raga, seguitemi su Instagram perché sì, sicuramente la proveremo prima là. Mi aspettavo tipo o a fragola o frutti di bosco. Secondo me era una bella chicca. Vabbè, però l'ho presa perché era rosa, sincera, ma era una semplice crema di nocciole che ovviamente la proveremo insieme. E poi ho preso la novità della Nato. Sapete che io adoro le creme a pistacchio, questa è la terza crema di un marchio differente che provo. E questa qui è della Nato Protein Cream Pistacchio, è 250 grammi. Comunque a me questi barattolini mi fanno impazzire, ve lo giuro. E questa qui ha per 100 grammi 518 calorie, 37 grammi di grassi, 32 di carbo, 0 di zuccheri, 32 grammi, no, aspettate, zuccheri. No, 0 grammi, ho letto bene. Proteine 25 grammi. Non vedo l'ora di provarlo a pistacchio. Sapete il mio amore sfegatato per il pistacchio. Poi ho preso i nuovi biscotti. Eccoli qui, oh. No, vabbè. Adoro, adoro, adoro. Questi, se non mi sbaglio, non sono vegan. Non ricordo. Vabbè. Comunque costano un po' sul sito, stanno tipo sui 7 euro, però raga è proprio un bel pacco, non è tipo pochissimi biscotti, infatti ce ne sono all'interno, è 244 grammi, non ricordo quanti biscotti ci sono al suo interno. Beh, poi questi qui li proviamo insieme. Pensate che due biscotti che sono 27 grammi hanno 120 calorie, 5 grammi di grassi. Qua è un macello per capire. Carboidrati 9 grammi, zuccheri 6 grammi, proteine 6 grammi. Ci stanno. Che poi sembrano cavi. Questi qua sono i biscotti Lenny e Loris, sono a vaniglia. Subito facciamo. Sembrano i biscotti i Dorè, giusto? Oh, come si chiamano? Sì, i Dorè. Se non mi sbaglio, si chiamano così, oh. E poi sono usciti anche i fake degli Oreo, eccoli qui di Complete Cream, perché mi devo rovinare la vita a leggere in inglese. Lenny e Loris, no, raga, i valori stanno lì, oh. Però raga, non vedo l'ora di provarli, ve lo giuro. Però questi qua ovviamente li proviamo insieme. Poi ho preso un bel po' di barrette. Allora, ho preso le novità, aspettate, ok, queste qui della Battle Bites. Penso che si pronuncia così. Sono due, e mi piacciono queste barrette perché sono di monoporzioni. Infatti ce ne sono due dentro, due piccoline. E questa qui è torta di compleanno. Poi ne ho prese due, una per me e una per la mia amica. Gusto Red Velvet. Due. E poi ho preso anche caramello e pretzel.
dolce e salato, non vedo l'ora di provarle. Queste barrette sono spettacolari, ho provato biscotto e crema, buonissimo, ho provato carote, mamma mia che carote, troppo buona. E poi ho preso un'altra novità, che ovviamente anche questa novità le proviamo insieme in un video. Sono sempre biscotti Lenny e Loris, però questi qui sono vegan. Ah, comunque ragazzi, secondo me anche questi biscotti qua sono vegani, perché c'è lo stesso simbolo, quindi ragazzi penso proprio che sono vegani. Sapete, io non sono vegana, quindi con queste cose vado un po' con le pinze, però se non mi sbaglio sì, comunque se no sono i keto cookie. Sono più piccoli rispetto ai cookies originali, sempre di Lenny e Loris, di solito sono molto più grandi. Infatti questi qua sono 45 grammi e secondo me tra le due versioni, tra quell'altro là che è un bel biscottone e questo, questi sono molto più comodi. Poi questo è peanut butter, mi piace questa cosa che sono più piccolini. Invece questo qui è cocco. Non vedo l'ora, vi dico anche i valori di questi. Hanno 190 calorie, 15 grammi di grassi, quindi non pochi, però ci sta. Questo periodo che sto in messa. Poi proteine 8 grammi e carboidrati 14, zucchero 2. Poi ho preso una nuova novità, Mars High Protein Salted Caramel. Eccola qui, la dovevo troppo provare. Poi ovviamente, infatti, io le ho provate tutte, tipo Mars, Bounty, Snickers, vi ho fatto anche un video, lo trovate sul canale, e mi mancavano la novità che è uscita da poco, e lo Snickers, sempre proteico, però al peanut butter, anche lui mi mancava. Poi per il resto di questi qua li ho provati tutti. Poi ho preso questo qui, rotto, che è lo Zero Break Duo di Prozis. Infatti è proprio uno sfizietto perché è 21 grammi, infatti è piccolissimo, alla fine sarebbe un po' il Kit Kat. Questo mi è piaciuto tantissimo nel video, mangio per 24 ore solo barrette proteiche. Questo qui è Protein Snack Lemon Cheesecake, io ho preso pistacchio ed era buonissimo. Sapete che io ultimamente, che mi segue su Instagram ma un po' anche su YouTube, sapete che sto in fissa per il limone. Qualsiasi cosa che ha limone a me fa impazzire, e infatti l'ho presa, questa qui della Self. Queste barrette sono buonissime, infatti io prendo sempre, per testare proprio le barrette come sono, cerco sempre di prendere le classiche, biscotto, cioccolato, burro d'arachidi, che normalmente piacciono un po' a tutti, no? E però mi piace anche testare tipo fragola, cioccolato bianco e lampone, pistacchio, limone, che sono un po' quei gusti che tendono sempre ad andare sul chimico. Però vi posso dire che pistacchio di questo marchio è fenomenale. E poi, ebbene sì, ho preso un'altra salsa zero. Allora, sapete il mio odio profondo per le salse? Ho provato tantissime salse dolci, salate. L'unica dolce che mi piace è quella della Pro Nutrition, no, 4+, 4+, una cosa del genere, non mi ricordo come si chiama. Comunque anche All Supplement la rivende. E praticamente il gusto che mi piace a me è cioccolato e nocciole, con un'aggiunta di cacao amaro, un po' di latte, viene una cremina spettacolare. Solo quella per quanto riguarda il dolce. Per quanto riguarda il salato, l'unica cosa che mi piace è il ketchup zero di Prozis. Però una ragazza mi ha detto: guarda, io sono come te, a me fanno pena tutte le salse che ho acquistato, però la maionese zero della Col Whift, non lo so come si pronuncia perché tutti sono strani, Cal Whift, comunque questa la devi prendere, perché anche io sono come te un po' particolare sulle salse, però la maionese è buonissima, infatti lei la usa quasi tutti i giorni perché dice che è davvero molto buona, quindi io non vedo l'ora di provarla. Ma dai, seppure stasera, visto che in questo momento sto registrando il video del cheat day, che voi già avete visto, vuol darsi pure che la proviamo insieme, così io vi faccio anche una recensione. All Supplement invece a me mi mandò quella lì alle erbe, quindi la proverò e vi farò sapere. E poi ultima barretta, sì, che ho preso. Vedete, visto, è stato un po' in ordine così perché non ho preso farine, perché ho davvero tantissime farine sia da smaltire che da utilizzare.
Infatti, fatemi sapere se sto qui sotto. Mi scuso se questo video vedrà lungo, ma sapete che io quando mi metto a parlare parlo. Fatemi sapere se volete un video tipo molte persone fanno progetto smaltimento make-up, eccetera. Io vorrei farlo proprio tipo con le farine. Fatemi sapere se vi può piacere questa tipologia, che in un prossimo vlog vi faccio vedere e ne parliamo un po'. E ultima barretta è questa qui della Quest Protein Bar. Io gusto s'mores, cioè marshmallow e cioccolato e cookies. Io sinceramente di questo ho provato wafer e beh, non mi è piaciuta proprio. Però vabbè, proverò e vi farò sapere anche di questo. Fatemi sapere se volete un altro video, mangio per 24 ore, solo barrette proteiche, così proviamo altre barrette insieme. Se quella tipologia di video vi piace, io ve la porto. Fatemi un po' sapere anche voi, perché in base a quello che mi scrivete sotto a questo video, io riesco un po' a aggiustarmi anche con i video che piacciono a voi. E quindi niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete o state per fare un ordine sul supplement, sapete che potete chiedermi se sto qua sotto informazioni. Vi lascio il mio codice sconto che è Giulia010, ma potete anche contattarmi direttamente su Instagram, GiuliaMiFit, io vi rispondo sempre. Potete anche mandarmi screen, a me fa davvero tantissimo piacere quando state per fare un ordine e quindi mi mandate proprio gli screen e io vi consiglio su acquisti un po' mirati. Perché si sa che comunque questi prodottini non costano poco e io ci tengo comunque ad essere schietta e sincera con voi e farvi prendere comunque prodotti che sicuro che vi piaceranno e di sicuro poi riacquisterete con voglia. E quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!